Amici di TV Violar, abbiamo qui la prima vera grande sorpresa del torneo rodeo. Abbiamo Paolo Anelli, che è stato siamo in diretta via satellite. Abbiamo Paolo Anelli, che è stato regolato. Antivibrazione, il braccio è perfetto, però la racchetta non la sento per niente. Sì, è colpa della racchetta, secondo me. Comunque, Paolo Anelli è stato regolato. Grande. Niente, non c'è se fila. Siamo in diretta via satellite. Non ci ho mai giurato. Se mette la mascherina. Ti devi un po' abituare. Siamo in diretta via satellite, scusate. Paolo Anelli è stato regolato dal ciabatta. 6-3 è facile, il ciabatta. Devo dire che il momento più sorprendente di tutto il match è stato quando Ciabattini ha superato Anelli con un pallonetto sulla riga di fondo. E mi è sembrata un po' la legge del contrappasso. Così Paolo ha sperimentato sulla propria... Anche lo smash che è tornato indietro, Madonna, io l'ho steccato. Grande smash di Ciabattini, grandissimo smash. Sì, ha rimbalzato il campanello e è tornato indietro. L'abbiamo Guardate allenato fino a due grosso personaggio. Fa. Arriva un altro grosso personaggio, ragazzi. Qui l'unico astemio del gruppo. Qui i più grandi nomi dell'ATP. Comunque Paolo, una dichiarazione, dai. Grande Ciabattini, sta qua, sì, però ho giocato male io, però ha giocato bene lui, no? Niente da fare. Non sono abituato l'outsider di una grande novità 16-18 poi una novità a Davide, poi con un pallonetto addirittura da 0 gli a 18. Ha fatto un pallonetto a Paoletto, che ha pure recuperato sopra le torri gemelle, capito? Perché... forza ciabatta, va bene, allora forza, ciabatta. Dai ciabatta, dai, vieni, attenzione, ci sta raggiungendo il ciabatta, vieni ciabatta, la wild card ciabatta, più vieni, una dichiarazione per la stampa, vieni, dai. Però hai fatto un grande smash, avete ripreso, beh, clamoroso. Quello è il punto, il punto del secolo. 5 colpi della giornata. L'ho visto fare solo a Federer. No, sì, sì, credo, giuro, credo. Se vai su YouTube lo vedi. Lui lo fa apposta. Vabbè, dai, Paolo ha detto che tu hai rubato un sacco di punti. No, è vero. No, dice che non hai vinto meritatamente. Sì, però non lo dire con sorpresa, manca una palla, cioè, non è carino. È grande sportivo e magari fossero tutti come lui. Vedi, tu sì che sono sportivo. Lui non ha detto, non ha avuto parole molto carine nei tuoi confronti. Aspettiamo che tu lo ripeti. Dopo me lo fai presto. Certo. Aspettiamo che tu ripeta queste parole quando Sky. Perché sono tutti bravi a dire queste cose qua. Vinci, che ti conosciamo, vabbè, ma ti conosciamo. Ciabatta secondo me ormai è tra i favoriti, tra i 4-5 favoriti del torneo, Ciabatta... Che il tuo linguaggio interiore medio quando stai sull'1-4 è sto pezzo di merda. Ciabatta, io prevedo per Ciabatta un torneo tipo quello che fece Cecchinato a Roland Garros un paio d'anni fa. Va bene, amici di TV Violar, alla prossima.